classico, per ormai tradizione vuole, agosto è il mese dei nuovi foldable di Samsung. Siamo stati a Londra, Samsung ci ha fatto vivere tutta un'esperienza per i suoi nuovi prodotti. Prodotti che lo so, anzi parliamone nei commenti perché mi piace tantissimo parlare con voi nei commenti. A primo acchito potrebbero sembrare molto simili a quelli della generazione precedente, perché la scialiniera è sempre la stessa, c'è ancora un piccolo gap tra le due sezioni, la piegatura si vede, anche se è stata migliorata, ma si vede, ma hanno tante novità sotto la scocca, quindi secondo voi vale la pena aggiornare dal 3 al 4, eccetera? Parliamo dello Z Fold 4, parliamo dello Z Flip 4, ma anche dei nuovi Watch 5, delle nuove Galaxy Buds, Watch 5 che tra l'altro arriva in una versione Pro, tutta nuova con una super autonomia. La novità più importante degli foldable secondo me è sotto la scocca, Snap 8 più, che dovrebbe andare quindi a risolvere tutti i problemi relativi all'autonomia e al surriscaldamento dei quali comunque soffrivano gli smartphone della generazione precedente. Insomma ragazzi, di novità Samsung ne ha presentate tante, e vi dico anche un'altra cosa, e anche di questo vorrei parlare nei commenti con voi. Ok, non c'è stato questo grande salto rispetto alla generazione precedente, però dobbiamo dire una cosa, Samsung è l'unico brand che in realtà vende questi foldable da anni, che li ha messi nelle mani delle persone, che quindi li ha messi alla prova nell'utilizzo di tutti i giorni. Le altre aziende, sì, hanno presentato i loro foldable, molti con soluzioni migliori di quelle di Samsung, parlo delle cerniere, parlo dei display senza piegatura, però nel frattempo questi smartphone in Italia, in Europa, insomma in Occidente, non si sono ancora visti. Iniziamo dal più grande, dallo Z Fold 4, disponibile in tre colori, Phantom Black, Beige e Grey Green, che è il colore che a me piace di più. La prima novità la si nota subito nel display anteriore, che non solo ha una luminosità di picco di 1000 nit, quindi è più luminoso, ma è anche leggermente più grande, passa dai 24,5 noni del Fold 3 ai 23,1 noni del Fold 4, il che vuol dire che ci sono circa 3 mm di spazio in più sul display anteriore. È anche più leggero rispetto alla generazione precedente, vi ricordo che lo Z Fold 3 pesava 271 grammi, lo Z Fold 4 pesa 263 grammi. E poi aprendo lo schermo si notano subito due differenze rispetto alla generazione precedente. La fotocamera sotto lo schermo si continua a vedere, è vero, però si vede molto meno. Samsung l'ha migliorata, ha aumentato la densità di pixel nel forellino della fotocamera, ma la cosa più importante, la cosa più bella secondo me, sono le cornici del display interno. Cornici che sono state ottimizzate, c'è molto più spazio e effettivamente rispetto alla generazione precedente questa è la novità che più risalta all'occhio quando si mettono affiancati i due dispositivi. Sia Z Fold che Z Flip ci stanno arrivando in prova, quindi a breve vi farò, come dire, li metterò sotto torchio e ve ne parlerò nello specifico nella recensione, ma tutto sommato la sensazione che ho avuto utilizzando in anteprima questi due smartphone è che Samsung abbia ottimizzato, raffinato alcune cose che effettivamente agli utenti non è che piacevano tanto delle generazioni precedenti, soprattutto il processore. Tutti i nuovi foldable di Samsung hanno uno Snap 8 più Gen 1, un processore che sì, ha uno speed bump di circa il 10%, ma che ottimizza il consumo energetico sul riscaldamento del 30%. L'abbiamo visto negli altri smartphone che abbiamo pubblicato, recensito in questi giorni, il 12S Ultra di Xiaomi, il 10T di OnePlus. Questo processore risolve i problemi di surriscaldamento e anche se le prestazioni non sono molto superiori rispetto alla generazione precedente, c'è una cosa che fa benissimo: non si surriscalda e soprattutto la batteria dura tanto. Ed è proprio questo Snap 8 più che secondo me potrebbe essere il motivo per il quale pensare di fare un upgrade, perché effettivamente sia Z Fold 3 che Z Flip 4, del quale vi parlo a breve, avevano un problema: la batteria durava poco oltre al surriscaldamento e secondo me, anche se non li ho ancora provati per tanto tempo, questo problema sarà risolto. Ci sono poi delle novità che Samsung ha inserito nella One UI, sono state ottimizzate le compatibilità con le modalità flex di diverse applicazioni. Io ho provato appositamente delle app che sullo Z Fold 3 non è che si vedevano benissimo in modalità flex, sullo Z Fold 4 invece si vedono molto meglio, e si vedono molto meglio proprio perché c'è più spazio da dedicare all'interfaccia grafica. Inoltre quelli di Samsung hanno inserito nello Z Fold 3 e nello schermo interno chiaramente una sorta di taskbar che sembra quasi un dock, come dire una barra di Windows nella quale si ha accesso più velocemente alle proprie applicazioni preferite. Ovviamente anche Galaxy Z Fold 4 è compatibile con la S Pen che però non è stata inserita nella scocca. Samsung però ha presentato una bella cover nella quale si può inserire la penna e che non dà, diciamo, fastidio, insomma da poco fastidio, penna che comunque deve essere di un modello particolare, è la penna proprio per il Z Fold, è la penna che ha quella piccola punta retrattile pensata proprio per non rovinare il display interno,
che comunque continua ad essere compatibile anche con la nuova versione. Le fotocamere posteriori invece rimangono sempre 3, non c'è nessun zoom periscopico, sarebbe stata una figata se ci fosse stato, però la fotocamera principale è una 50 megapixel affiancata da un ultra grandangolare da 12 megapixel e uno zoom ottico 3x da 10 megapixel che loro chiamano Space Zoom, che in soldoni, in modalità ibrida, riesce ad arrivare fino a 30x di ingrandimento. La batteria è una 4400 mAh e lo smartphone continua ad essere certificato IPX8. Anteriormente c'è un Gorilla Glass Victus, cosa che troviamo anche nella cover posteriore. La piega nel display, ragazzi, continua ad esserci, c'è poco da fare. Effettivamente Samsung l'ha migliorata, ma come dire, contro luce si continua a vedere, anche se devo dire che a me sullo Z Fold non è che dà tanto fastidio, perché in verticale sullo Z Flip si vede un pochino di più. E parliamo proprio di questo Z Flip 4, smartphone che io aspettavo con più ansia rispetto allo Z Fold 3, perché ormai lo sapete, io sono un pochino stanco di utilizzare smartphone enormi, ed effettivamente tra i compatti quello con meno compromessi è proprio lo Z Flip di Samsung, perché sì, in tasca è molto compatto, ma poi aperto ha un display che lo fa diventare uno smartphone quasi normale. Z Flip 4 che Samsung ha migliorato in certi aspetti, non estetici, perché esteticamente effettivamente è molto simile alla generazione precedente, ma è stato arricchito per esempio il display posteriore, con il quale non solo si potranno vedere i widget, con il quale non solo si potranno vedere le anteprime delle fotocamere per farsi selfie, insomma come già sappiamo, ma con il quale si può rispondere adesso alle notifiche. Questa è una cosa che molte persone stavano aspettando. Inoltre il display esterno ha l'always on, che si può personalizzare con video, con GIF, insomma questi sono dei trucchetti che vi ho fatto vedere anche con lo Z Flip 3. Anche in Z Flip 4 è stata migliorata la compatibilità con le applicazioni e le modalità Flex, Instagram, Facebook, saranno tutte compatibili con questa modalità. Si potranno registrare le storie anche con lo schermo piegato a 90 gradi, sapete com'è quando si scattano le fotografie, e molte più applicazioni supportano proprio il fatto della divisione dello schermo in due sezioni. Sulla prima sezione si vedrà l'anteprima dell'applicazione, in basso ci saranno i controlli della relativa applicazione. Inoltre è stato arricchito proprio tutto il comparto delle fotocamere. Le fotocamere comunque rimangono due, se ci fosse stato uno zoom ottico anche 3x, per me sarebbe diventato proprio lo smartphone definitivo per quest'inverno. In realtà abbiamo una 12 megapixel ultra wide e una 12 megapixel principale che è stabilizzata otticamente, ma c'è anche una nuova modalità di scatto. Ricordate con lo Z Flip 3 che si poteva piegare il display a 90 gradi e vedere l'anteprima sulla parte verticale e in basso i controlli? Adesso si può fare il contrario, si può scegliere di vedere l'anteprima in basso ed avere i controlli in alto. Samsung dice che questa è una modalità con la quale sarà possibile scattare delle immagini con inquadrature, diciamo, non accessibili prima, diciamo così. È un'inquadratura fantastica per gli upskirt. Non è vero, sto scherzando. Per quanto riguarda la batteria, parliamo di una 3700 mAh e voi direte: questi sono pazzi che hanno messo una 3700 mAh su uno smartphone, ma qui c'è l'8+ e sono convinto che in termini di autonomia non dovrebbero esserci più problemi che abbiamo visto l'anno scorso. Ma non finisce qui, perché Samsung ha presentato anche i nuovi orologi e ha presentato le nuove cuffie. Ma andiamo con ordine. Gli orologi nuovi sono due, c'è il Watch 5 e poi c'è il Watch 5 Pro, che è proprio uno smartwatch totalmente nuovo. Per quanto riguarda il Watch 5, disponibile in due dimensioni, 40 e 44 mm, i millimetri passano a 45 per il Watch 5 Pro. Tutti gli smartwatch hanno adesso il vetro in zaffiro ed hanno una super autonomia. Perché se sul Watch 5 la batteria è di 284 mAh e Samsung garantisce un aumento dell'autonomia del 30%, sul Pro invece, ragazzi, c'è una batteria enorme che è da 590 mAh, con i quali dice Samsung che questo smartwatch potrà avere giorni di autonomia con il GPS attivo. Ricordiamoci che comunque hanno sempre Wear OS, quindi se le promesse, come dire, vengono rispettate, è un gran traguardo per quanto riguarda Samsung. C'è anche un nuovo sensore, un sensore biometrico, sapete quello che sta sotto la cassa e che appoggia sul polso, un sensore con il quale si potrà calcolare l'ossigeno nel sangue, il battito cardiaco, la massa corporea, eccetera, tutto in un'unica operazione, in modo tale da avere subito i propri dati e risparmiare sicuramente batteria. Ci sono poi le nuove Buds 2 Pro, che io non ho provato perché mi faceva un po' schifo mettermi in orecchio qualcosa che si erano messe altre persone prima. Vabbè, sono più piccole, sono disponibili in diverse colorazioni, ma la peculiarità non è neanche l'ANC, quindi la cancellazione del rumore, che sappiamo che sulle cuffie di Samsung è anche abbastanza buona, quanto la possibilità di riprodurre audio a 360, quindi un po' come l'audio spaziale di Apple, ma a 24 bit.
Ora, i 24 bit erano un limite molto importante degli auricolari wireless che Samsung come ha risolto? L'ha risolto con un codec proprietario che è disponibile solo su alcuni dispositivi di Samsung che utilizzano la One UI 4. Ora, vuol dire che se utilizzate queste cuffie con altri smartphone non potete utilizzare i 24 bit, per farlo dovete per forza avere uno smartphone di Samsung che è compatibile e io sono molto curioso di questa novità. Perché ci sono dei smartphone dell'anno scorso, per esempio, che sono compatibili. In basso trovate l'approfondimento testuale nel quale ci sono tutte le compatibilità, tutte le schede tecniche, eccetera. E ora, ragazzi, veniamo ai prezzi. Z Flip 4, 1149€, 1199€ per la versione più capiente. Z Fold 4, versione base, 1879€. Galaxy Watch 5 da 40 mm, 299€. Galaxy Watch 5 da 44 mm, 329€. Entrambe le versioni sono disponibili anche nell'LTE con un'aggiunta di 50€. Il 5 Pro invece costa 499€ e mi sono dimenticato di dirvi che il 5 Pro ha anche la cassa in titanio, quindi vetro zaffiro e cassa in titanio, è veramente molto bello come smartwatch e anche questo ci sta arrivando in prova. Comunque a questi 499€ bisognerà aggiungere 50€ qualora lo si volesse in versione LTE. Poi tutti i dispositivi saranno in preordine dal 10 al 26 agosto con un sacco di promozioni, quindi in basso andate a vedere perché con gli orologi vi regalano le cuffie, con le cuffie vi regalano un'altra cosa, poi c'è un trade-in, insomma io non me le ricordo tutte queste promo e ho paura di sbagliare, quindi è meglio che andiate a vedere l'approfondimento testuale, ovviamente su Z Fold 4, su Z Flip 4, Samsung Care Plus in omaggio per un anno. E questo è quanto ragazzi, queste sono le novità di Samsung, sono tante novità, Samsung ad agosto proprio si sbizzarrisce, poi per i nuovi S23, se mai si dovessero chiamare così, dobbiamo aspettare ancora qualche mese. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se vi siete iscritti al canale, se non l'avete fatto, attivate la campanella. Io sono Dario Caliendo e ci vediamo al prossimo video con Giz.